Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action. Da e con gli studenti, per la città e il territorio. Le comunità energetiche partono da un desiderio di trovare modi alternativi di organizzare e di gestire i sistemi energetici, quindi in un processo più democratico e partecipativo. È nata tramite una direttiva europea del 2018 che raccoglieva l'esigenza ovviamente di incrementare il fabbisogno energetico di autoconsumo delle famiglie. I benefici quindi sono di tipo sociale, ambientale piuttosto che economico, e le attività primarie si svolgono nel campo dell'energia rinnovabile. E in realtà, come dicevamo, le comunità energetiche sono un buon mezzo per combattere, ridurre quantomeno la povertà energetica.